Angelino, antisala dei Baroni, stamattina un evento importante, conferenza stampa di presentazione della crociera musica, arte e cultura napoletana. Andiamo a seguire dalla viva voce dei partecipanti, seguite il servizio. Un appuntamento importante che si ripete però con qualità quest'anno. Sì, diciamo che viene perfezionata sempre di più, un po' come le nostre navi. Noi, visto che ormai variamo una nave ogni anno, spesso mi chiedono qual è la vostra nave più bella, io dico quella che ancora dobbiamo costruire. In questo caso l'11ª edizione della crociera della musica napoletana sarà la più bella. Ovviamente ci sarà una 12ª e una 13ª. A parte questo, noi comunque siamo sempre legati a questi eventi, ma soprattutto perché noi siamo legati al territorio campano partenopeo. Sì, è una bellissima crociera che unisce il viaggio, che sembra un'occasione di conoscenza, anche in questo caso una conoscenza attraverso dei grandi protagonisti, dei grandi interpreti della nostra musica, della canzone napoletana, che è un patrimonio mondiale. Stamattina un momento di cultura, anche di allegria per certi aspetti, perché si parla di crociere. Beh, sicuramente sarà una bellissima crociera che probabilmente parteciperò anch'io dal 15 di ottobre, mi sembra, fino al 22 di ottobre. Naturalmente questo è il fiore all'occhiello dell'italiana, è una vera italianità. La crociera, questa è una delle più grandi che sta nel Mediterraneo, sicuramente sarà un successo non solo napoletano ma tutta italiana. Sì, canzoni napoletane che riempiono il nostro bagaglio, ma soprattutto continuiamo a portarcelo dietro. E non solo qui in Italia, insomma, ma estero e quanto dire. Io poi mi sento anche un po' vicino al fado, no? della canzone napoletana, non del fado portoghese. E quindi si va, insomma, è bello. Poi insomma, si ascolta tantissimo tutto quello che noi ascoltiamo, ciò che scriviamo, l'arte in genere, molto spesso si amplifica perché apprendiamo anche dalle altre etnie, insomma. Sì, è soprattutto un'esperienza nuova per me, perché tra l'altro non ho mai fatto una crociera in vita mia, quindi sarà doppiamente bello vivere questa esperienza, regalando anche un po', insomma, del mio bagaglio artistico e contribuendo a questa causa così nobile di portare un po' della nostra cultura napoletana in giro per tutto il Mediterraneo. Grazie. E per la terza volta partecipo alla crociera della musica napoletana e questa volta il Buon Francesco ha pensato bene di premiarmi per la mia attività. Il premio della musica, della crociera della musica napoletana. Cari signori, noi abbiamo un privilegio particolare, cioè quello di essere nati in una città come Napoli, che è la culla della cultura, della musica, della tradizione. Quindi io da piccolo operatore turistico ho avuto il merito semplicemente 11 anni fa, quando Napoli versava nel 2008 in una brutta situazione, di spiegare ai napoletani che Napoli non era quello che veniva trasmesso per televisione, ma Napoli è molto molto di più, è l'unica città al mondo ricca di musicisti, ricca di artisti, c'ha un proliferare di artisticità, una vivacità artistica unica al mondo. Certamente l'iniziativa di Spinosa e della Scoop Travel assieme a MSC Crociere tocca appunto l'11ª edizione, una manifestazione che dimostra il suo successo, un successo che nasce dal fondere musica, arte e cultura e portarle in giro nel Mediterraneo a bordo delle nostre navi. Una crociera molto importante per la Tunisia e per il ritorno in Tunisi, per il ritorno delle scale della Tunisia alla Goulette, al porto della Goulette, un porto molto importante per la sponda sud del Mediterraneo.